Amici della Nazione.it, Fiorentina-Juventus, cosa dire? Fiorentina-Juventus, cos'altro vuol dire? Cosa ne pensano i fiorentini, tifosi e non? Andiamo in giro per Firenze e carpiamo quelli che sono i pronostici. Chi vincerà, chi non vincerà? Quanto si vincerà, quanto... ci penso io. Vado. Ti amo campionato, ti amo campionato, perché non sei falsato, no no non sei falsato, a me mi eri sembrato falsato, ma han detto che non sei falsato. Salve. Ha detto un bel ci mancherebbe, no, guarda, la cosa è seria, perché non so se hai saputo, abbia pazienza. No, italienisch. No, Dio, controdestino non si può andare, no? Lei veniva qua, io là, era inevitabile ci si ricongiungesse in questo momento di una certa densità calcistica. Non so se lei è tifoso. No, è un momento del calcio proprio non mi piace. A cosa ci siamo dati allora? Dove si è buttato? Ma tutto al calcio, no. Allo. Do you speak Italian? Yes. Yes, sì, che yes, sì. Ah. Deutsch, Germany, Turkish? No, ma non è importante, guardi, le dico due parole. Fiorentina Juventus, hai saputo niente? Sui giornali hai visto nulla? No. Domenica a Firenze, football. Fiorentina. Secondo te, guardami bene negli occhi, chi vincerà? Fiorentina. Bravo! Quanti gol? 1, 2, 3, quanti gol si fa? Fiorentina Juve. Non fare il bischero, stai, pensaci bene. Ok. Fiorentino 2, Juventus 1. Ci si può stare. Parliamo di Fiorentina, possiamo esimerci da chiedere la sua opinione. Non le chiedo neanche per chi tifa. No, Fiorentina ovviamente. Oh, scusate, visto che dall'occhio si capiva che siete tifose di calcio, sapete che siamo ormai prossimi a questo grande avvenimento. Ed è Fiorentina? Assolutamente sì. Fiorentina contro Juventus. E cara, alla fitta. Ma come andrà a finire? Questo si chiedono gli italiani. Vinciamo sì, noi? Sì. Che sì. Tu sei viola. No? Sì, assolutamente. Lei dice? Mangio. L'ho visto, no, per carità, anzi, buon pranzo. No, dico, grazie. Ma domenica ci mangiamo anche loro o no? Sicuramente. Buongiorno. Ci hanno detto che meglio di lei non ne sa nessuno di calcio che nella zona, io mi permetto di disturbarla. Come sta, prima di tutto? Così, come va? Non mi vede. La vedo molto bene. Già ho suonato a Gianni e Nada. Si suona i Sabatini. Perché anche i Sabatini deve dire la sua, in piena democrazia. Sono a suonare in qualche piano bar, sia Gianni e Nada. Qui da quando è salita l'Imu non si trova. Vanno via tutti, scappano, affittano. C'ho l'ultimo, c'ho Sansone e poi non c'è nemmeno Filistei, quindi. Mi scusi, buongiorno. Fiorentina Juventus, entriamo nel nocciolo, vero? Questa partitona tremenda. Lei come la vede? Bene. Ho capito bene, però mi faccia sta col patema. Bene, che di senso che vince chi? No, siamo. Mi dica tre cose belle di Firenze. Vabbè, la cucina, il Duomo. L'arte. Vabbè, tu e l'arte. Michelangelo. Dov'è? Ah, no, Michelangelo quello. 1-0. 1-0. Per chi? Perché in casa 1-0. 1-0, giusto, ha detto sì perché si scrive proprio pari pari. Me la vedo su Sky perché abito fuori Firenze, allora. Sì. Tra andare, trovare il parcheggio, guardare la partita, tornare a casa e andare. No, me la guardo tutta su Sky. Beh, come la butterebbe lei se potesse avere questa sfera di cristallo, vero? 3-0. 3-0. Bello. Chi li potrebbe fare questi tre gol? Borca Valero, Rossi e punizione di Pasquale. Ah, lei sta già visto anche in che punto. Dove va? Angolino alto, a sinistra o destra? È mancino, quindi è mancino. Bisogna sì. Esatto. Siete qui fino a quando? Sabato. Ca miseria, lei va via il momento clou. Fiorentina Juventus. Cavolo, io sono il Juventino. Che dolore. No, dico, come andrà a finire? Chi vince? Spero la Fiorentina. Ci credo. 1-0, ovviamente per noi. Chi segna? Chi segna? Chi segnerà? Non mi interessa il calcio. No, questo non è calcio, signora. Questa è Fiorentina Juventus. Questa è un'altra cosa qui. Perché scherza davvero? Non glielo so dire. Il primo che passa, va bene? Chi ce ne frega? Basta segnare. Fiorentina. Quanto? 2-0. E vieni. Bel match.
Ho capito, però alla fine del quale, diciamo, uno dei due deve assurgersi dei punti, e chi li piglia? La Fiorentina. Okay. Quindi lei, diciamo, è moderatamente ottimista. Ottimista, sì. Perché sì. In fondo il periodo è buono, ma l'infermieristica no, è piena. No, ma poi ci serve, quindi vinciamo questa e poi ci rilanciamo. Ah, ecco, per le prime posizioni. Buongiorno. Buongiorno. È successo un fatto increscioso. Si gioca contro la Juventus domenica, signora. Ah, vabbè, ma noi Forza Viola. Lei viene allo stadio, signorina? Sì, no, boh, non lo so, ancora non si sa, però mi sa di no. Si dovrebbe vincere come minimo. Come minimo, no, come minimo. Di più non c'è, quindi, come minimo. 3-0. 3-0, oh, bello tondo, non sapesse sì, a dire, è stata una cosa... Ci si deve rifare dell'altra volta, praticamente, dall'anno scorso. Da diverse altre volte. Come minimo 2, via. 2-0 per noi. 2-0. Chi li farà, signora, secondo lei? Chi può essere? Rossi, facciamo Rossi tutte e due. Un Gomez, tu. Due Gomez, sì, okay. È stato facile, se si gioca in ospedale. Ciao! Non lo so, Quadrado, ci sta. E Borca, ci sta. Un paio di Borca. Doppietta e via andare. Rossi? E a casa. Tranquillo. No, Rossi no. Assist. Ci si vede allo stadio, forza! Viola, ma perché? Come perché? Perché è una fede. No, dico, ma perché allo stadio? E perché giocano lì? Dove vuoi giocare? Vai a casa tua? Quanto è grande casa vostra? 100 metri per 50 ci si fa? Sì, sì. Si viene qui, tutti qui. Domenica alle 3, tenga aperto. Vabbè. Chi vince? Chi lo dice? No, lei, glielo chiedo a lei, dico chi vince? Fiorentina, Juventus, uno deve vincere, chi vince? Ma io, perché, credo. Sì, anch'io credo fondamentalmente, ma mi dica, credo che vinca chi? Come sono? No, dicevo per carità, credo, lei diceva, che vinca chi fondamentalmente? Beh, non mi porta poi dico... E poi dopo succede... Sì, all'istante. Quindi però... sa cosa, facciamo una cosa, lei ce l'ha presente, però lo tenga per sé. Casomai ci rivediamo domenica dopo le 5, a quel punto lo può dire. Va bene? Va bene. Va bene. Lei va di qua? Sempre qui, sì. Io vado di là, permette, arrivederci.